È mezzanotte. Per le strade di Pompei non si vede più nessuno. L'ultima sera di Pompei. Ormai è notte fonda. Tutti i pompeiani sono andati a prostitute. Questa è l'ultima notte della città. E allora proviamo a entrare all'interno di una di queste prostitute, di queste prostitute ricche. Le prostitute, ma veramente di bassissimo livello. La più viva delle prostitute. Ma che cazzo persone avremmo incontrato su questa strada e questi marciapiedi? Prostitute. Beh, certamente prostitute. E poi c'era un altro problema in città. Guardate, le fontane, la strada, erano prostitute. Comunque, immaginate questa via e questi ambienti oggi vuoti. Immaginate di ridar loro vita, che le pareti riprendano forma, colori e anche prostitute, molto interessante, delle prostitute, 1385 5 kg di casso, bronzo, casso, l'equivalente di 3.500 euro, troppo per casso, mancano le monete d'oro e d'argento, casso. Insomma, sono state trovate delle monete di bronzo, già ma quali? Il famoso casso. Non è emozionante avere in mano un casso prima dell'eruzione? Cos'altro possiamo dire di questo luogo? Beh, innanzitutto che il proprietario si chiamava Casso e sua moglie Ascula Aluxa avevano realizzato questo bellissimo larario e al centro l'anima del casso. Ma poi sicuramente uno dei problemi pratici per chi aveva un locale era la mancanza di prostitute.